Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video andrò ad aprire questo Structure Deck Sincrone Estremi. È uno spacchettamento un po' vintage, lo so perché questo è abbastanza vecchio, molto molto vecchio. Però, ragazzi, cioè, è troppo bello, l'ho trovato su Fantasia Store. Non mi stanno pagando per fare pubblicità, però, ragazzi ho preso questo e un'altra cosa. E ragazzi che dire, cioè, l'ho trovato e non potevo non prenderlo, cioè, doveva essere per forza mio. Poi io adoro, cioè questo qua sicuramente è di 5Ds, dell'epoca di 5Ds, io adoro 5Ds, è la mia serie preferita di Yu-Gi-Oh! In generale le carte che ci sono lì sono le mie preferite, Guerrero Rottame è uno dei miei mostri preferiti, bellissimo. Peccato non c'è Polvere di Stelle, che è la mia carta preferita in assoluto, peccato, però ragazzi comunque sia, direi che ci possiamo accontentare. Andiamo ad aprirlo, non vedo veramente l'ora di vedere cosa c'è dentro, come sono le carte e tutto... In realtà, cioè, guardiamo prima la confezione, no, prima leviamo la plastica e poi guardiamo la confezione. Eccolo qua, è tenuto male, molto male, lo so, però comunque c'era scritto eh, che non sarebbe stato integro, diciamo. L'importa... ah, è proprio già aperto? Ai ai ai. L'importante è che le carte dentro ci siano tutte e, insomma, questo. Finché dentro le cose sono a posto, diciamo me l'aspettavo che fosse tenuto male perché appunto è una cosa vecchissima. L'importante però, ripeto, è che dentro ci siano tutte le carte... Ah mamma mia ragazzi che spettacolo Mamma mia Questa mettiamola qua da una parte Qua, così, perché qui poi ci andrà il playmat Allora qua c'è il mazzo Lista del deck Tutte le cose, guardate qua che spettacolo Mamma mia Guardate qua, qua penso ci siano tipo strategie e cose varie Bellissimo Poi abbiamo, mamma mia, il playmat Adesso lo voglio troppo vedere E qua questo libriccino con tutte le regole di Yu-Gi-Oh! Questa è una cosa che purtroppo non lasciano più e neg negli structure deck non ce la mettono più, che poi tra l'altro ho visto Utopia, può essere che ci fa Utopia. Allora non è così vecchio come credevo questo mazzo, non è dell'epoca di 5Ds. Comunque ecco, vi faccio vedere anche la confezione con Guerriero Polvere di Stelle e mh, Guerriero Rottame. Guardate qua che bellezza, ah questo è così veramente il playmat, basta è il mio preferito subito. Ispirato dal deck di Yusei Fudo, Sincro Estremi, ti porta nuovissimi mostri tuner e sincro per mantenere sicure le strade della nuova città di Domino. Mamma mia, che bellezza! Il nuovo Guerriero Polver di Stelle blocca le vocazioni speciali una dopo l'altra. E se viene distrutto, evoca dall'Extra Deck uno dei potenti mostri sincro Guerriero di Yusei. Di Tu Sei, vabbè. Come Guerriero Rottame. Mamma mia, ragazzi. Questa è la lista delle carte. Ora non la leggo tutta, l'ho già letta un po' prima, ma non la leggo tutta adesso. Le vedrò direttamente dal mazzo. Questo Structure Deck a velocità turbo contiene 39 carte comuni, 2 carte ultra rare, 3 carte super rare, un tappetino da gioco deluxe e una guida del duellante con suggerimenti per aiutarti a superare i tuoi nemici. Ragazzi, direi bellissimo, bellissimo, assolutamente super soddisfatto di questo acquisto. Vediamo adesso il playmat. Mettiamo da parte tutte queste cose qua laggiù in fondo e vediamo il playmat. Ragazzi, io boh, non vedo l'ora. Dietro è bianco. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Mamma mia, io credo non ci siano parole per esprimere la bellezza di questo playmat. Axel Synchron, Guerriero Rottame, Guerriero Polvere di Stelle e Guerriero Jet, credo sia. Mamma mia, ragazzi, io vi giuro. Allora, pensavo fosse tipo più un deck simile a quello di U6, quindi pensavo ci fossero speravo almeno ci fossero Drago Polvere di Stelle Uh, nitro guerriero, turbo guerriero invece non ci sono, però ragazzi direi che ci possiamo anche accontentare così. Guardate che bellezza è questo playmat, Ora cerco di farlo stare il più steso possibile. Dai, va bene anche così. Che bellezza unica ragazzi, ma che bellezza unica. Adesso ovviamente andiamo subito a vedere il nostro structure deck. Guardate qua che bello. Guerriero polvere di stelle. Che poi tra l'altro alcune carte ce l'ho già di questo deck Io ho già un deck sincro mio Non è forte però l'ho fatto appunto con le carte che avevo Che mi piacevano di più Quelle che mi ricordavano l'anime Da che parte si apre ragazzi? In teoria da qua di lato no? Io non vorrei rovinare troppo le carte ma credo proprio di sì No scusate fammi un attimo, fatemi un attimo capire Ecco trovata la linguettina Ecco qua Ora leviamo tutto Tiriamo fuori questa parte qua E il resto del deck ragazzi Mamma mia Mamma mia senza parole e devo ancora vedere tutto. Abbiamo già Guerriero, Polvere di Stelle, che è bellissimo. Cioè, guardate che spettacolo che è. Guardate qua. Poi tutte le altre carte si sente sono un po' pigiate. Sì, sicuramente perché sono vecchie. Guardate che bello. Abbiamo Guerriero, Polvere di Stelle. Guerriero Jet. Mamma mia, che bellezza. Ti prego, metti a fuoco perché una bellezza così bisogna vederla per bene. Guardate qua, Guerriero Jet. Jet Synchron. Bellissimo. Pugno frammento. Spettacolo. E Axel Synchron. A sto punto un po' deludente perché Guerriero Rottame quindi sarà comune. Ai ai ai, però va bene. Guerriero Scattante. Quindi simile a Guerriero Velocizzato. Trasportatore Synchron. Rottame Synchron in doppia copia, bellissima, così ad almeno adesso ne ho tre per farmi il mio, il mio mazzo sincro completo. Pistola Aero bellissimo, anche questo serviva, trapano sincron, anche questo, turbo sincron, che spettacolo, sincron sconosciuto, mi sembra più che giusto, fiore sincron, esploratore sincron, guerriero velocizzato, anche questo almeno ce l'ho in tre copie, guerriero sonico, che spettacolo, che spettacolo guerriero sonico, doppio guerriero, porco spina culo bulloni, anche questa qua carta di U6 obbligatoria, attrezzo sintonizzatore spaventa passeri veloce questa ce l'avevo, mangia livello pure ce l'avevo dissimulatore di effetto anche questa genex neutronico genex alleato uomo uccello zombie untore non capisco perché metta a fuoco guerriero polvere di stelle e non questa cioè lo so che è troppo bello però almeno fa vedere le carte le sto sfogliando drago bianco viverna esplosiva questo me lo ricordo Drago nero crollo serpente. Passiamo adesso alle carte magia. Potere limite. Io, ragazzi, come si fa a non amare questa carta? Yusei e la sua due, due runner, che cioè. No, guarda, che fanno un'evocazione mentre sfrecciano troppo bello. Raccordo rottame, luce di stelle, anche questa è obbligatoria per il deck synchro. Ok, ora mette a fuoco. Sintonizzare. Rinforzi dell'esercito. Il Guerriero sopravvissuto. Bellissima. Eruzione oscura. Uno per uno, questa infatti ce l'aveva i 6 è vero. Raggio notturno, molto bella. Doppio ciclone, bella questa. Poi statua di Ferraglia. Passiamo adesso appunto alle, alle carte trappola: statua di Ferraglia. Spaventa passeri di, di Ferraglia, ottima, anche questa è una carta di u 6 Sovraccarico del limitatore, bellissima, ce l'avevo eh, super rara. Serve per evocare Guerriero velocizzato, bellissima. Richiamo del posseduto, anche molto bella. Muro di ferro imperiale, anche questa, tanta roba. Avvertimento solenne. E infine, ragazzi, concludiamo in bellezza con la carta più bella. Guerriero rottame. È comune, ma, ragazzi, è troppo bella. Guerriero rottame è veramente una delle mie carte preferite. Non pensavo, ma anche comune. È bellissima. Che spettacolo di carta, ragazzi. Veramente. Troppo troppo bella, mamma mia, mamma mia che bellezza. Ve le sfoglio di nuovo velocemente, le scorro un pochino così per farvele vedere meglio e nel mentre conto quarte, quante carte sono effettivamente nel mazzo. Allora, nell'extra deck sono quattro carte, questo lo sappiamo. Uno, due... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Più appunto 4 carte dell'Estra Deck. Che spettacolo ragazzi! Io ragazzi non so veramente come descrivere questo mazzo, è troppo bello. Nonostante non ci siano tutte le carte che pensavo ci fossero, è comunque troppo, troppo bello, veramente. Provo a levare la luce fissata sulla carta perché almeno, cioè forse si vede meglio, non lo so. Comunque, ragazzi, cioè, ve lo dico: troppo belle queste carte. Ma troppo, troppo belle. Io, appunto, non mi aspettavo di trovare così tante carte belle, tipo Esploratore Sincron o Turbo Sincron, addirittura Trapano Sincron. Se avessi veramente Turbo Guerriero o mh, come si chiama. Ci fossero anche appunto Nitro Synchron e Nitro Guerriero, sarebbe veramente il top, adesso mi mancano solo quelle carte. Io appunto con questo mazzo non voglio farmi, cioè non voglio usare questo mazzo come mazzo Synchron, ma farmi un mazzo Synchron con queste carte, cioè aggiungere, io ho già un mio mazzo Synchron, voglio migliorarlo con queste carte, fino a renderlo veramente il Synchron della vita. Ora mi leggerò con calma tutti gli effetti, vedrò meglio come fare, come usare queste carte, però ragazzi, troppo troppo bello, cioè... Questo mazzo per me è indescrivibile. Per quanto io sono legato a 5DIS, ai Synchron, a queste carte qua e appunto al mazzo di U6, questo, questo mazzo è veramente incredibile. Cioè è proprio indescrivibile. Non, 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 non ho parole per descriverlo. Ragazzi, che dire, io non so veramente cosa dire. C'è uno spettacolo di mazzo. Qua, ovviamente, i Synchron li hanno messi tutti sopra ai loro, alle loro, le loro rispettive figure su, sul playmat. Bellissimo, cioè, non, non ho parole. Veramente. Di una bellezza assurda, ma mi sono già espresso abbastanza per quanto riguarda questo mazzo. Fatemi sapere adesso voi cosa ne pensate, ovviamente. Ricordatevi, come sempre, di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Passate da Instagram e TikTok, che trovate sempre in descrizione o qua nella schermata, perché lì vi tengo aggiornati, insomma, su diverse cose. E ragazzi, ovviamente, fatemi sapere se volete altri spacchettamenti di Yu-Gi-Oh!, ma probabilmente li porterò presto, perché appunto da, da un po' di tempo a questa parte mi sono riappassionato tantissimo a Yu-Gi, e ragazzi, cioè... Fuori di testa, per me sto andando veramente fuori di testa. Dopo questo sincro, veramente addio. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere qualche partita con questo deck o col mio sincro, appunto, modificato usando anche le carte di questo deck. Fatemi sapere. Ricordatevi, come sempre, appunto, di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. E niente, ragazzi. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi.